Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale YouTube. Benvenuti se non siete mai stati. Mi raccomando, se non siete mai stati, iscrivetevi al canale, sempre se vi piaccio. E niente raga, indovinate chi è andata un'altra volta per centri commerciali? This bitch, io. Niente raga, mi dovrei dare una regolata perché sto acquistando troppo ai centri commerciali. Mi ero promessa di non comprare più niente. Infatti sto cercando di non comprare più bambole, cioè non che non voglia più comprarle, ma magari di non comprare cose non troppo urgenti, diciamo così. Anche se già ho comprato una cosina su Vinted, magari quando arriva farò un video anche su quella, anche se è solo una cosina, niente di che. Già sto a rosicare, raga, non ho comprato le Barbie del film di Barbie. Mi sono detta, vabbè dai, sono tanti soldini, avevo fatto il carrello su Mattel Creation, superavo le 300 euro, ho detto dai Alice, fai la brava, su. Poi stavo facendo il turno di notte al lavoro e mentre lavoravo ho detto, ma sì, ma io sto a lavorare, sto a fatica, non posso togliere uno sfizio? Poi, raga, già sto in fissa per questo film di Barbie, quindi queste cose prima si comprano, meglio è, e infatti adesso sono sold out. E non le ho prese, perché quando mi sono decisa, 5 ore dopo il lancio delle bambole, sold out, quelle che volevo di più. Adesso alcune sono ancora disponibili, però boh, spero tornino anche le altre, perché principalmente volevo quelle che adesso sono sold out, ovviamente, ma è una gioia. Lasciamo stare queste cose infelici, vi faccio vedere cosa ho preso da Tiger e da Primark. Grazie a Dio ho comprato solo da questi due negozi. Ah no, ho preso una cosina anche da Zara, che in realtà sto facendo scorta di una cosa che già vi ho fatto vedere al video scorso. Allora, da Tiger ho preso solamente cosine in sconto, in super offerta, tipo, perché ho detto niente cose stupidine, perché purtroppo, dai, quando entri da Tiger, tutte le cose che non ti servono, improvvisamente ti servono, però vabbè, lasciamo stare. Allora, ho preso queste quattro penne a gel, tipo, tutte e quattro 50 centesimi, mi è sembrato un affarone, ho detto, mo' me pio, cioè, le penne alla fine sono sempre utili, e quindi le ho prese. Poi ho preso praticamente tutte cose di coccio, ma non mi ricordo precisamente. Apriamo una alla volta. Che poi che carini, ogni cosa di vetro che si prende le avvolgono sempre nella carta, onde evitare che magari si rompono. Cioè raga, io amo queste cosine così di vetro, lavorate, cioè le adoro. Questo sarebbe un portacandela. Ma anche le boccette che fanno così, io adoro. Aspetta che ce n'ho una qua vicino, magari ve la faccio vedere, che questa l'ha presa da Mauris. Cioè raga, non so se mi spiego, io ste cosine così di vetro mi fanno impazzire. Poi non so se le userò mai, però sono belle. Poi è rosa, figurati, ce l'avevo anche verde questa, però mi si è rotta, ma rosa top. E quindi questa è la prima cosina de goccio. Poi oddio, ho preso questo bicchiere qui, che tecnicamente era della nuova collezione Pride, perché ovviamente siamo a giugno ed è il Pride Month, regà. E c'è scritto United Love, regà, lo adoro. C'è anche la cannuccina, tutto quanto in acciaio, spero. Bello. Poi d'estate io uso tantissimo questi bicchieri così perché mi ci faccio i frullati. Adoro. Quindi dai, ho comprato cose che userò, si spera. Poi ho preso quest'altro bicchiere, se non sbaglio, sì. Cioè raga, quando l'ho visto mi chiamava. Ecco, questo mi sa non era in offerta, era a prezzo pieno, 3 euro però se non sbaglio. Questo bicchiere praticamente che richiama la forma dell'ananas, io credo, perché con questo coso verde solo a quello mi fa pensare. E lo adoro, cioè raga, è enorme, bellissimo. Come ultima cosina ho preso, se non sbaglio, un vaso, sì, troppo bellino, cioè raga. Appunto, io in questa casa ancora non ci vivo, ma già mi compro un sacco di cose per la casa e non dovrei, perché alcune cosine tipo vasi così le ho prese anche da Primark, adesso vi farò vedere. non mi regolo, niente, fatemi rimettere a posto prima che sfondo qualcosa e vi faccio vedere cosa ho preso da Primark. Ecco il bustone di Primark, che poi mi sono scordata, non sono andata solamente da Primark e da Tiger e da Zara a prendere una cosina. Vi faccio vedere subito, così me la tolgo dal pensiero, anche perché non sta manco dentro la busta, perché non mi sono fatta dare manco la busta. Ecco raga, mi sono presa un altro di questi profumi, perché sono andata in un altro Zara e non c'era. Sono andata in questo Zara e c'era, ho detto fammene prendere un altro, perché io ultimamente sto amando questo profumo, è buonissimo. Se avete uno Zara vicino, andatelo ad annusare, perché è buono, cioè mi piace troppo, non lo so. Così ne ho tre adesso. Eccoli qui. Questo in mezzo ovviamente è vuoto, perché
il profumo appunto lo sto usando, ma questi due sono nuovi. Quindi dicevo, oltre Tiger, Primark e appunto Zara a prendere questa cosina, sono andata in un nuovo negozio che non c'ero mai stata, ecco, ho scoperto grazie alle mie amiche Giulia e Chiara praticamente una gioielleria che vende gioielli in acciaio chirurgico, una cosa del genere, e le mie amiche mi hanno straconsigliato questo brand perché a quanto pare sono veramente resistenti questi gioielli e alla fine costano poco. Quindi ho trovato delle cosine che mi piacevano tantissimo e le ho prese, adesso vi faccio vedere. Ho fatto anche un regalino a mia sorella, questo non ve lo faccio vedere, però raga, bellissime anche le cosine che ho preso a mia sorella, cioè la cosina, ho preso una collana. Magari se ritrovo la foto che ho mandato a lei vi faccio vedere che collana è, perché ho chiesto a lei. A me non piace fare regali e non piace farli soprattutto quando è proprio festa o compleanno di qualcuno, infatti mia sorella sa benissimo che quando mi gira io faccio i regali, infatti così sarà, che poi tra meno di un mese è il suo compleanno, ma per me non significa niente. Ovviamente in questa gioielleria mi sono presa qualcosina per me però, e queste ve le faccio vedere. Lo apriamo insieme. Sboom. Mi sono presa una collanina con un ciondolo pazzesco, regà, e un anello. Non so se si vede bene, regà, cioè bellissimo. Praticamente il ciondolo è del segno della Vergine, perché hanno questa collezione dei segni zodiacali, e la catenina ovviamente l'ho presa a parte, e l'anellino a forma di gatto, cioè regà, bellissimo, con la testa insomma del gatto. Bello, 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 e veramente costavano pochissimo, tipo il ciondolo 8 euro, la catenina mi sa la cosa che costa di più 13 euro, e l'anello sempre 8 euro. Volevo prendere l'anello anche a mia sorella, però lei preferisce gioielli argento e quant'altro, cioè colore argento, quindi oro bianco o argento, perché l'argento non lo può mettere che è allergica, però nella colorazione argento non c'era la taglia. Raga, bellissimo. Troppo bellino. Ma me lo tengo già. Da Gattara quale sono? Non potevo non prenderlo. Aspetta che però che tra poco devo andare a lavorare. Ho paura si rovina. Vabbè che mi ha detto lo posso mettere senza problemi, però preferisco indossarlo magari se devo uscire così. Non entrate in questo negozio perché vorrete comprare tutto quanto. E costa anche poco, quindi... Io ve l'ho detto, eh. Passiamo adesso appunto a Primark, che ho fatto degli affari assurdi, cioè ho preso alcune cosine in saldo veramente belline, soprattutto le cose per casa, adesso vi faccio vedere. Che poi raga, quanto odio sta cosa che mettono sto scotch alla busta per far capire tipo che l'hai pagata, non lo so, mi dà un fastidio, fammelo togliere, tolto. Allora, iniziamo da questa, perché è una delle prime cose che mi esce. Ho preso questa lampada a forma d'arcobaleno, sempre rimanendo in tema Pride Month. Mi sento molto LGBT in questo periodo, ancora di più. Era in offerta da 7 euro a 5 euro, molto bellina, questa me la vedo proprio a casa. Va a batteria, penso, quindi magari non ve la faccio vedere accesa perché non ho le batterie, però guardate quanto è bellina! Adoro, bellissima. E appunto va a batterie, qui dietro c'è lo scompartimento, o come si dice, e c'è on off. Bello, bello, bello. A 5 euro poi mi hai conquistata. Poi ho preso questi dischetti che, boh, raga, non li uso troppo sinceramente, però essendo estate e io d'estate utilizzo il tonico, ecco, magari non lo uso tutto l'anno, vi dico la verità, però d'estate sì. E mi trovo comoda con i dischetti, anche se non si dovrebbe usare perché non sono il massimo della riciclabilità, però l'ho presi, anche perché 75 centesimi, buono, 120 dischetti. Sempre per la skincare, perché d'estate ci vado dentro di scrub, fanghi e quant'altro, ho preso questi quattro guanti esfolianti che io appunto uso per gli scrub. Costano pochissimo perché 1,80 euro a tutti e quattro, io solitamente li compravo a 1 euro l'uno a Mauris, ecco, magari saranno un po' più fini e così, però 1,84 euro è buono e li ho presi. Poi ho preso un po' di calzini. Non trovo anche l'altro, non mi ricordo se poi non l'ho preso più. Comunque ho preso questi, che c'ha un paio nero, un paio grigio e un paio bianco della K, a 4 euro. Sono buoni, questi qua li metto a lavoro.
perché, raga, cioè non so se anche le vostre madri, a me mi spaia i calzini in una maniera impressionante, magari uno è un po' più usato, uno è un po' più nuovo, insomma, un disastro, quindi voglio buttare un po' di calzini vecchi e li ho presi nuovi appunto, perché non posso mica fare la zingara, nulla contro i zingari. Poi raga, ovviamente sto molto in mood Barbie, sempre per questa moda del film, figurati se non mi prendevo queste pinzette di Barbie. Cioè, le pinzette servono a tutti, non potevo non prenderle, però non ho ben capito, cioè, ha due pinzette. Questa rosa sembra minuscola, non capisco. Boh, magari questa rosa sarà ancora più precisa nel togliere i peli, non lo so, è veramente minuscola la puntina. 3,52€, alla fine è buono, poi con il logo Barbie sopra. Io mi comprerei tutto, non lo so. Poi, raga, ho preso un po' di cose d'abbigliamento. Allora, una cosina l'ho già usata. E ci sono andata a fare spesa perché, raga, non avevo il cambio. Cioè, non avevo il pigiama in realtà, ci ho dormito e poi ci sono anche uscita. Proprio alti livelli, però ci stavo bene, devo dire la verità. A parte che un periodo, raga, mi piaccio proprio, cioè mi sento proprio, non so, fantastica. E sono fantastica. Insomma, raga, ho preso questa magliettina qua, che l'ho presa anche a mia sorella. Questa qua è per mia sorella, taglia L. Io me la sono presa uguale, identica, però taglia M. E appunto, però non c'è in questa busta perché l'ho già usata. Molto bellina, con scritto Cat Lovers Club. E ovviamente sia io che mia sorella siamo team gatto e siamo gattare, appunto. Tornando sempre anche ai regalini di prima, ai gioielli appunto a forma di gatto, adoro. Poi raga, altro abbigliamento, sempre a tema gatto, perché io quando vedo Minù, gli Aristogatti e quant'altro, adoro, compro tutto. Mi sono presa questa maglia fantastica, cioè raga, l'espressione di Minù, vi giuro, mi uccide, sono io. Mi ricorda tipo Bombastic Side High. Criminal offensive. Quell'audio di TikTok, spero che qualcuno mi capisce. Bellissima, questa non era in saldo, però l'ho presa. E l'ho presa un po' più larga perché ho intenzione di indossarla tipo a mo' di maglia barra vestito. Tipo magari sotto metto i leggings corti e sopra metto questa maglia un po' più lunga, appunto. Questa stava 10€, prezzo pieno. Ah, non vi ho detto i prezzi delle altre cose. Ah no, solo della maglia, penso non ve l'ho detto. La maglia, quell'altra sempre con i gattini, se non sbaglio 3,50€. Buonissima. Sempre appunto a tema Minù, mi sono presa questo pigiama barra vestaglia. Cioè raga, la amo, l'adoro. Rosa, sempre con Minù stampata, che queste espressioni sue mi uccidono. E sopra c'è scritto Need more sleep. Cioè ho bisogno di più, bisogno di dormire di più, insomma. E dietro scritto No Sleep Club. Quindi un po' il contrario. Bellissima, raga, appena l'ho vista ho detto vado via. E questa 13€. Mi fa ridere che è della categoria Primark Maternity, ma io non sono in maternità ovviamente. Che Dio ci aiuti e ci scampi da questa tragedia. Oddio, è letteralmente impossibile, però che io rimanga incinta, quindi. Però a me mi piace, ma compro, non è che devo essere in maternità per comprarmi sta roba, no? Giusto? E d'abbigliamento mi sa che abbiamo finito. Sì. Praticamente ho preso altre cosine per la casa, come vi dicevo prima. Allora, raga, finalmente mi sono presa questa teiera. Vi giuro, raga, forse è più di un anno che la voglio. E non l'ho mai presa perché sono sempre andata a Roma comunque con i treni e con i mezzi e quant'altro. E ho sempre avuto il terrore che magari mi si sfonnava. Visto che questa volta sono andata in macchina appunto con le mie amiche, ho detto sai che c'è? Adesso me la piglio, perché l'ho trovata e me la piglio. Sto rosicando un pochino perché entrambe le volte che sono andata recentemente non ho più trovato la tazzina di Chicco. Perché appunto oltre la teiera hanno fatto anche la tazzina di Chicco e io ancora non ce l'ho. L'ho trovata la volta scorsa, però erano tutte quante rovinate e quindi l'ho lasciata lì. Speriamo che tornano, perché appunto mo c'ho la teiera, non posso stare senza tazzine. Ovviamente che ve lo dico a fare è la teiera della Bella e la Bestia, che a me sinceramente come classico Disney non piace troppo, però lei come personaggio mi piace tanto, quindi ho detto pigliamola, anche perché casa mia deve essere un po' a tema cartoni, Disney e quant'altro. Ho bisogno di queste cosine. E poi raga, come ultime cosine ho preso sempre tre cosine per la casa, che mi hanno messo in quest'altra busta di carta, che sono cose appunto de goccio. Per questa cosa è meglio Tiger, che appunto le avvolge singolarmente nella carta, loro non lo fanno. Comunque ho preso queste cosine che erano in saldo, tipo questa qui
da 3 euro, 1,50 euro. Sarebbe un mini vaso, ma regà, la forma, cioè, so io, è il mio corpo, forse ho le lettine un po' più grandi. Però regà, vi giuro, ho adorato. Non ho ben capito se erano in saldo perché sono leggermente rovinati, ma questo veramente manco lo capisco dove è rovinato, sinceramente. Quell'altro è un po' più rovinato, adesso vi faccio vedere. E di questo l'ho preso anche nero, appunto per fare la coppia black and white, molto bellino. Quindi 3 euro 2, molto buono. E poi regà, il pezzo forte, cioè appena l'ho visto era l'ultimo pezzo, ho detto questo deve venire a casa con me. Hanno un po' rosicato le amiche mie perché appena l'ho visto lo volevano anche loro. Ma it's too late, è mio. Regà, quanto cavolo è bello. Cioè, Alice passione casa ormai. Scordatevi le bambole. Oddio, fa un po' di eco questo vaso. Si sente? Dal vivo si sente. Comunque questo da 9 euro in super saldo a 3 euro. Perché appunto è un po' rovinatino. Tipo ci manca un po' di pittura qua. Però non è che è rotto. Quindi l'ho pigliato appena l'ho visto. Sempre tornando al fatto che questo mi ricorda il mio fisico. Vitina piccola, chiappette un po'. Bello, regà. Mi piace un casino. Un casino! E niente, regà, quel vaso era l'ultimo pezzo, quindi il video finisce qui. Mi raccomando, se vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E niente, noi ci vediamo alla prossima, sperando che non sia un altro shop di Primark, perché veramente, Alice, basta. Tosto di, basta. Ciao!